Bene, buonasera, sono Zero Mano di WeMake, del progetto Digital Social Innovation di Decide4U. Diamo il benvenuto a questo ottavo webinar del Learning Journey del progetto europeo appunto che ho appena menzionato. Sono qua con Camilla Pin che è con noi a fare il webinar sulla comunicazione e dall'altro lato dello schermo abbiamo Serena Cangiano, che raccoglierà le vostre domande che scriverete in chat nel caso vi vengano delle domande impellenti da scrivere nella chat mentre parla Camilla. Faccio una piccola introduzione. In questo, diciamo, percorso che abbiamo chiamato Learning Journey, di innovazione sociale e digitale, non siamo soli, nel senso che questo è un progetto europeo che coinvolge sei partner da diverse città e ognuno dei partner ha un tema specifico di cui occuparsi. E WeMake qui a Milano si occupa del tema del benessere della salute, la cura, care. In questi mesi, quindi da aprile del 2018, abbiamo iniziato a fare una serie, a organizzare una serie di webinar in cui abbiamo invitato persone che, diciamo, noi non vogliamo definire specialisti o esperti, ma li abbiamo appunto chiamati peer learning journey, perché pensiamo che sia il momento, siamo in un contesto di innovazione molto nuovo. Quindi ci sono nuove pratiche, nuovi percorsi che possono essere scoperti, quindi scambiarsi informazioni e scambiarsi pratiche tra persone che stanno agendo in questo momento sia, diciamo, il modo più interessante per attivare l'ambito dell'innovazione sociale digitale. Che cos'è? Abbiamo inserito questa definizione dell'innovazione sociale digitale, quindi è quell'ambito in cui si cerca di supportare le sfide sociali attraverso gli strumenti della tecnologia e del digitale, quindi in modo particolare con l'utilizzo di open source, open data, open hardware e altri strumenti che permettono di avere un maggiore impatto. Di solito, questo perché molti di questi percorsi hanno un, diciamo, poco budget in generale, quindi si cerca di trovare degli strumenti che ci permettono di parlare a più persone, di coinvolgere più persone per creare innovazione, ma soprattutto migliorare la vita delle persone. Questo Learning Journey, appunto, cerca di coinvolgere vari practitioner, professionisti, ricercatori, studenti, persone del giro dei Fab Lab, makers, designer. Abbiamo una serie di playlist già archiviate. La playlist archiviata dei webinar, siamo arrivati all'ottavo, quindi diciamo abbiamo fatto una bella cavalcata, ce ne saranno ancora due e poi vi dirò quali. Oggi abbiamo come ospite Camilla Pin, abbiamo deciso di toccare questo tema della comunicazione perché pensiamo che sia un tema abbastanza chiave. Spesso si pensa, in questi anni l'abbiamo anche capito nella pratica, insomma, andando a conoscere persone e andando anche a lavorare su progetti specifici, che non è così semplice, parlare di progetti di cura e di salute. E, spesso magari ci concentriamo molto sui contenuti, ma facciamo fatica a comunicarli, anche perché, pensando che il contenuto del progetto sia molto valido e abbia un valore in sé, il progetto possa comunicarsi da solo. In realtà è molto importante fare attenzione anche al modo in cui usiamo le parole, le immagini, e gli strumenti della comunicazione digitale. Per questo che abbiamo invitato Camilla Pinmontagnana, che da anni si occupa di questi temi, sia dal lato, diciamo, di attivismo sociale che dal lato vero e proprio di professione sia artistica che di, anche lei, diciamo, innovatrice sociale, la definirei. Quindi, al termine del webinar, vi chiederemmo di rispondere ad alcune domande, sono tre domande, per darci un feedback rispetto al nostro
a quello che avete ascoltato e com'è andata, se avete voglia. Adesso Serena poi vi condivide il link nella chat. E ora lascio la parola a Camilla, cambio la presentazione che così può parlare, seguendo le slide che ha preparato per questo intervento. Eccolo qui. View. Enter full screen. E questa è la prima, giusto? Sì, sì. Di aver accettato il nostro invito. Grazie, e prego. Grazie a voi per l'invito. Ciao a tutte e tutti. Sono Camilla. In realtà io mi sono formata in arti visive, quindi esco con una laurea in arti visive e studi curatoriali, ma nel mentre frequento e aiuto ad aprire e condivido esperienze in movimento. Una delle prime è stata Sale Docs, che è uno spazio per l'arte e l'attivismo a Venezia. È nato appunto nel 2007, e è uno spazio indipendente che lavora ormai da molto tempo sulle arti visive nella città vetrina che è diventata Venezia. E poi nel 2012, insieme al gruppo di lavoratori dell'arte, abbiamo aperto Macao, e un piccolo ruolo che mi sono ritagliata in entrambe queste esperienze è stato quello di sperimentare forme di comunicazione, tendenzialmente per passione. Nel 2007, che abbiamo aperto il sale, era i primi anni in cui stavano germogliando i social network, e quindi c'era anche un momento di diciamo apprendimento diretto degli strumenti della comunicazione. E questi spazi che sono sia il sale che Macao che altri in Italia e all'estero si sono dati come nuove istituzioni, e cosa che a me ha fatto, insomma, mi ha formata, è che queste nuove istituzioni hanno permesso a persone anche che non avevano una formazione specifica in merito, lasciassero la libertà di sperimentare forme di comunicazione nuove, rischiose, cosa che poi invece quando sono entrata nel mondo del lavoro non è più stato così tanto. E quindi mi hanno permesso una libertà di azione che mi ha permesso di sbagliare, fare cose straordinarie come l'apertura di un grattacielo di 33 piani, e insomma è ben diverso relazionarsi, mi rendo conto, con un'assemblea rispetto che con un CDA, ecco, così come incipit, perché questi comunque sono spazi di autonomia, sono organi aperti e quindi permettono una fluidità sia delle informazioni che degli stimoli che delle sfide, sostanzialmente. Faccio un piccolo preambolo anche su quello che è stato l'avvento dei social network nella comunicazione digitale, perché credo sia importante capire anche le persone con cui noi parliamo come hanno vissuto anche la trasformazione della comunicazione negli anni. Quindi dicevamo, nel 2017 è stato il momento di apertura di molti social network, e in quel momento cambia il punto di vista, cambia la percezione che hanno le persone rispetto al mondo della comunicazione, cambia la percezione sulle informazioni, e io in quanto utente posso costruirmi una mia, diciamo così, schema di flusso delle informazioni. Quindi posso scegliere dove andarmi a prendere le informazioni, posso scegliere i canali sul quale farlo, posso decidere di aprirmi un tot social network oppure no, quali testate seguire, insomma molto diverso dal mondo della comunicazione prima dell'apertura dei social network. Quindi un cambiamento completo di immaginario per le persone che l'hanno vissuto. Questo cosa ha comportato? Nel momento in cui si aprono
internet e poi una serie di social network, le pubblicità diventano sempre più aggressive verso gli utenti. Non sono delle pubblicità in ascolto, sono quello che nella testa di molte persone è il marketing, e quindi il tentare di entrare a tutti i costi nella vita delle persone. Quindi lì avviene un fenomeno, inizia, cresce un fenomeno interessante, che è quello della cecità selettiva, ovvero molta parte degli utenti online saltano direttamente tutte le parti con scritto ad, ma senza neanche leggere cosa c'è scritto, semplicemente per il fatto che c'è scritto ad. O che sono collocati in un certo punto del monitor, quindi siccome io apro tantissime volte al giorno o alla settimana Google, inizio a capire, il mio occhio inizia a capire che lì c'è della pubblicità e inizio proprio a non guardarla, a guardare la navigazione da sotto le pubblicità. L'altro fenomeno interessante rispetto alla cecità selettiva e a questa oppressione che gli utenti sentono in rete è nel 2012 la diffusione molto molto capillare di ABP Block, cioè di applicativi da installare su i vari browser che permettono di bloccare tutta una serie di pubblicità. Quindi la comunicazione inizia, il marketing soprattutto, iniziano a essere vissute come un eccesso di messaggio, e le persone vogliono sostanzialmente difendersi da questo tipo di trattamento. Quindi qui parto subito con invece un altro lato della comunicazione, quello più vicino alle mie pratiche. La comunicazione come condivisione, ovvero una comunicazione che sia in ascolto, sia in grado di essere in ascolto delle persone, e quindi non vuol dire prendere tutti i dati delle persone per ascoltarle, ma parlo ovviamente di un ascolto consensuale, di un incontro, ecco, chiamiamolo così, e quindi di un'informazione corretta, di un'informazione completa, aggiornata e verificabile, perché so che moltissimi degli utenti che io trovo sul digitale, sulle piattaforme, avranno questo tipo di attenzione rispetto alla cosa che stanno leggendo, guardando, ascoltando. L'approccio, anche quello, deve essere un approccio empatico e non manipolatorio, perché tendo a pensare che le persone con cui sto parlando non siano delle persone stupide, cosa su cui si è basata la comunicazione dell'era berlusconiana, e invece secondo me dobbiamo ricominciare ad avere un approccio di ascolto e di relazione diretta. Rispetto invece al sovraccarico di informazione e invece alla costante richiesta di contenuti, questo è un problema che, in quanto persona che fa strategia e comunicazione, è un problema, nel senso che le persone sono estremamente sovraccariche di informazioni, e io, in quanto comunicatrice, mi viene chiesto dalle piattaforme di dare costantemente contenuti. Ecco, come fare una balance tra queste due cose, o riuscire a trovare una strategia di comunicazione win-win, cioè gli utenti con cui io sto parlando sono felici delle informazioni che io sto regalando, e dall'altra parte io sto costruendo una strategia di costruzione dei contenuti che tiene in considerazione anche il mio benessere e le mie necessità, o, se sono un'azienda, il budget che io ho a disposizione e il benessere delle persone che lavorano presso la mia azienda. E la condivisione come strumento di formazione invece è una parte di cui vi ho portato anche alcuni esempi che ultimamente a me interessa molto,
ovvero una strategia win-win che è sostanzialmente, ora ne vediamo alcune, per esempio l'account Instagram di Treccani. L'account Instagram di Treccani da un po' di tempo, non tantissimo, ha iniziato a usare un tono di voce molto, molto giovane, diciamo, però allo stesso tempo a dare formazione rispetto all'uso di alcune parole, a far notare come alcuni linguaggi sono usati dai media. Se credo voi abbiate le slide, se vi andate a scrollare un po' il canale vedete, vedete un po' il tipo di comunicazione che fanno. E in questo modo Treccani riesce a costruire una serie di prodotti che riportano sempre all'enciclopedia, ma lo sta facendo in un modo in cui è sia funzionale per lei, ma funzionale anche per gli utenti che imparano delle cose interessanti. Dall'altra parte, per esempio, Virgi & Marti, che è un altro canale Instagram invece più, diciamo, femminista, che lavora su body pleasure e celebrazione della diversità. Se ve lo andate a vedere, anche questo canale è prima di tutto un safe space ed è la prima cosa che dichiarano nel canale. Secondariamente è un luogo in cui un target molto giovane, non solo, di utenti impara a celebrare il proprio corpo o, come la slide che ho messo qui, una cosa molto classica che viene dal femminismo degli anni 70, che è l'autopalpazione del seno e quindi come autocontrollarsi il seno. Un altro canale che fa questo tipo di lavoro su comunicazione e formazione è il canale della New York Public Library, che ha fatto un progetto molto bello, credo un anno fa sia questo. Comunque se scrollate, se lo trovate nelle stories in evidenza, ha praticamente cercato di rendere i libri più attrattivi per un pubblico molto giovane anche qui, e quindi ha assunto un disegnatore che ha fatto queste grafiche, che poi erano delle animazioni nel canale, molto belle, e ha messo degli stralci di libro in maniera tale che gli utenti potessero affacciarsi agli utenti molto giovani, di affacciarsi al media libro in un altro modo, in un altro formato. Rispetto a quello che dicevo prima sul come costruiamo la nostra presenza in rete, quindi le strategie che adottiamo, la relazione è uno dei pezzi fondamentali di questa relazione, nel senso che se un utente, poi un utente o la persona con cui io sto dialogando si sente presa in giro, questo inizia a diventare un problema. Faccio un esempio molto banalissimo: le aziende che sono percepite come washing, cioè che fanno greenwashing, pinkwashing, eccetera, sono aziende che parlano di tematiche che poi non sono quello di cui stanno parlando. Quindi la relazione in quel caso si interrompe e ci sono stati anche dei grossi tonfi in borsa perché questa relazione ad un certo punto viene meno. Rispetto al siamo quello che diciamo e il pinkwashing, per esempio, una cosa che sta diventando una tendenza sempre più importante a livello, direi, mondiale, è quella dell'attenzione al linguaggio, perché siamo quello che diciamo. Quindi, per esempio, l'uso della lingua italiana, qui vi ho messo due approfondimenti, il sessismo della lingua italiana, che è un testo in realtà molto antico, cioè degli anni 70-80, che era una prima analisi sul
appunto, che sosteneva che la lingua italiana era sessista, e il secondo, di cui vi ho messo anche due stralci, è il piano femminista contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere di Non Una di Meno, da cui vi ho messo questi due estratti. Perché sempre più spesso mi capita, parlando con svariate persone che lavorano in ambito culturale o sociale, fare delle grandissime battaglie per riuscire a usare un genere neutro o dove non è possibile sacrificare un po' il messaggio per riuscire a far emergere un altro messaggio, che è l'inclusività di più generi all'interno della lingua che stiamo usando per comunicare. Questo mi rendo conto che è una mia specificità, dico anche che è un fenomeno internazionale, poi ovviamente ognuno e ognuna è libero di fare quel che crede, è una battaglia che io sto portando avanti su vari livelli. Rispetto alla questione invece dati, che vedremo poi nella parte strategica, ci tengo a dire due parole anche su questo, anche se non andrò in maniera analitica su questo, perché moltissime persone nel settore culturale, ma anche sociale, sono terrorizzate dall'uso del marketing o della parola marketing, o addirittura anche solo della parola dati, perché hanno paura che poi questo leggere i dati porti a una trasformazione completamente negativa del prodotto che stanno realizzando, o che porti su totalmente altre strade rispetto a quello che stanno producendo. Invece un po' di dati a noi servono, servono in maniera ragionevole, ovviamente, nel senso che non sceglierei di fare un prodotto non prenderei quella tendenza di fare prodotti culturali sulla base dei dati, come sta succedendo in tantissime case editrici. Ne parlavano giusto ieri a Radio 3, che hanno praticamente le persone che si occupano del marketing, che in questo momento contano di più degli editori, quindi in questo momento fanno delle scelte, il marketing fa delle scelte editoriali. Ecco, non dobbiamo arrivare a questo livello qui, però ogni tanto leggere i dati di contesto è fondamentale per capire dove siamo, con chi stiamo parlando, e magari anche delle informazioni. Di dato ne ho messo credo uno in tutte le slide, però è un dato, per esempio, importante da leggere rispetto al contesto in cui parliamo, no? E quindi veniamo al punto del no, anche se etico non si vende da solo, nel senso che nonostante magari siamo un gruppo piccolissimo, non abbiamo budget, eccetera, eccetera, ma ci dobbiamo sostanzialmente, anche se non abbiamo niente, ci dobbiamo organizzare, perché sennò la comunicazione non funziona, anche partendo proprio dal basic. E quindi prima la strategia e poi i canali. Quindi io prima decido con chi sto parlando, in che formato, in che tono ci voglio parlare, che tipo di immagini, eccetera, e poi scelgo su quali canali. Il budget, attenzione, non stiamo parlando solo di quanti soldi spendo per, ma stiamo parlando anche del tempo vita delle persone e quindi delle energie. Dobbiamo calcolare, da questo punto di vista dobbiamo calcolare tutto, perché sennò sotterriamo o noi stessi che lo stiamo facendo o le persone che lavorano per noi. La strategia, il mio consiglio in generale, poi non abbiamo tantissimo tempo per analizzare tutte le varie possibilità di strategia, ma è di cercare di semplificare al massimo la strategia. Piuttosto facciamo due o tre cose, ma le facciamo bene. Un esempio, scusate, rispetto ai canali e al fatto che non serve aprirli tutti, è Transmediale quest'anno, nel 2018 ormai, ha deciso di chiudere la sua pagina Facebook. È evidente che Transmediale è
come si può dire, si rivolge già a un pubblico molto specializzato e che probabilmente apprezzerà molto questa scelta. Non vale per tutti, nessuna delle cose che poche delle cose che sto dicendo valgono per tutti, però Transmediale, facendo questa scelta, ha fatto anche in modo di dare un segno rispetto all'uso di piattaforme. Secondo me ha fatto una scelta anche strategica da un punto di vista della comunicazione, nel senso che noterete che sempre più siti web che fino a 5 mesi fa avevano il box per le newsletter in basso a destra, quasi impercettibile, adesso hanno il boxettone al centro del monitor che vi viene fuori, e molte più istituzioni e progetti culturali e sociali stanno aprendo dei canali Telegram. Questo perché ci rifacciamo qui alla strategia: per riuscire a tenere in piedi i canali social che abbiamo deciso di aprire, poi ci vuole tempo ed energie. Quindi, secondo me, la scelta di Transmediale è doppiamente strategica. Da un lato identifica ancora di più che cos'è Transmediale e quindi in quanto istituzione che si interroga sull'uso delle piattaforme, e dall'altro lato ha usato una strategia anche, diciamo, che sta avvenendo trasversalmente, cioè la comunicazione si sta avvicinando sempre di più alle persone, a noi, e quindi il contatto newsletter e il canale Telegram, perché sono strumenti, non dico più semplici da gestire, ma più diretti. E qui sostanzialmente ci ripetiamo, nel senso che sono i canali e gli strumenti da scegliere. Sugli strumenti invece non abbiamo ancora parlato. Il piano di comunicazione digitale è quello che uscirà poi dalla nostra strategia. Il calendario editoriale, per esempio, può essere un altro strumento. Le piattaforme di lavoro condiviso sono un altro strumento ancora. Qui non c'è una regola che vale per tutti. Di sicuro, più io faccio in modo all'interno del mio gruppo di riferimento con il quale lavoro di avere una piattaforma condivisa e una chiarezza in quello che stiamo andando a fare in quanto organizzazione, più poi è semplice gestire le cose. Ci sono organizzazioni che sono talmente piccole che avere tutte e tre le cose che io ho nominato è troppo, cioè gli porterebbe via talmente tanto lavoro che non riuscirebbero più a fare il resto. Però uno di questi strumenti guida, che sia il piano di comunicazione digitale o che sia il piano editoriale, è abbastanza consigliato, nel senso che è una luce nel quello che sarà poi l'apocalisse all'interno dei social, se non li abbiamo mai gestiti. Per chi non avesse idea di come è fatto una strategia sui social media, vi ho messo questa strategia fatta dalla Tate, è un po' vecchia, del 2012, ma è giusto perché abbiate dei punti di riferimento su come si fa una strategia social media, e dall'altra parte ve l'ho messa perché, se vi andate a spulciare, la Tate è una delle poche istituzioni culturali che mette quasi tutti i dati e le modalità operative e di governance pubblici, e secondo me anche questo è un buon esempio di come si potrebbe comportare un'istituzione così generale. L'estetica della cura e cura dell'estetica. Rispetto a tutto il discorso che abbiamo fatto fino adesso, per me, poi se ci sono dei punti non chiari fate pure domande, per me è un po' continua il discorso di prima rispetto all'ascolto, alle relazioni e a che tipo di comunicazione relazionale, chiamiamola così, vogliamo instaurare. E quindi l'attivazione di progetti di empowerment anziché progetti di engagement, perché quello che dicevamo a monte, le persone si rendono conto di quello che noi stiamo facendo, anche se noi pensiamo di essere furbissime o furbissimi, le persone se ne rendono conto. Fosse una piccola parte, non importa, perché grazie ai social network
quella piccola parte si può far sentire anche a tutto il resto, quindi è abbastanza fondamentale che noi capiamo esattamente cosa stiamo dicendo. Sull'empowerment vi ho portato anche qui due esempi, anche se diciamo un po' datati ma molto chiari. Questa è Barbara Kruger, che nella prima immagine, questi sono lavori tra la fine degli 80 e i primi del 90, nella prima immagine non usa una persona con disordini mentali per farci pietà, ma parla direttamente alla persona che ha un disordine mentale, perché io che penso di aver provato quello che dice quell'immagine, capisco benissimo che sta parlando con me, non so come dire. E ovviamente la frase mi porta in un'altra condizione. Uno, rende pubblico il fatto che si può parlare e c'è il disordine mentale. Due, ne fa una questione, anche rispetto a dove è inserito il suo lavoro, ne fa una questione di cui si può parlare. E io mi posso finalmente, senza sentirmi ulteriormente vittimizzata, guardarmi in questa immagine, riconoscermi e prendere forza dal fatto che ci sono anche altre persone che stanno come me. We don't need another hero, secondo me parla da sola. In generale, rispetto alla comunicazione del movimento femminista, volevo fare un affondo, nel senso che io ho imparato da lì a non fare una comunicazione etica nel vero senso della parola, ovvero i centri antiviolenza sono in Italia ma anche all'estero, e il movimento femminista sono stati i primi a non utilizzare l'immagine della vittima per parlare di violenza. Questo è un aspetto fondamentale rispetto alla trasformazione del linguaggio di cui stiamo parlando. Cioè, io non perpetro quel linguaggio macabro e mortifero che in questo caso il patriarcato vuole che io esponga, ma io cerco di costruire una comunicazione, appunto, di empowerment per le altre persone che hanno subito violenza, nel caso dei centri di violenza. E quindi è un trasformazione completa dell'uso dell'immaginario all'interno di un contesto dato e di una situazione in cui la prima cosa da fare, forse, che veniva era ok, la vittimizzazione, o come succede tutt'oggi nel mondo del terzo settore: ti faccio vedere il bambino che muore di fame, ti faccio vedere. Invece questo tipo di comunicazione, secondo me, è dannosa ed è da superare. Un altro esempio sempre di come far vedere, anche di empowerment, ma anche di come far vedere il lavoro di cura, è il lavoro di Wages for Housework del 72, in cui, cioè, ora caliamoci un attimo nel 72, in cui la fabbrica era il luogo di produzione. Per riuscire a far comprendere la differenza tra lavoro produttivo e lavoro riproduttivo, e far capire che è un lavoro, il lavoro riproduttivo, hanno fatto questa, secondo me, chiarissima immagine nel 72. Basta, questo mi sembrava. E l'ultimo, mi sa l'ultimo, sì, esempio, è questa poetessa indiana che nel 2015 ha pubblicato questa serie di fotografie in cui c'è evidentemente del sangue mestruale, e Instagram gliele ha censurate, e lei da lì ha costruito dal suo account un movimento contro questa censura di Instagram verso una cosa che è normalissima, che è il mestro.
E da lì lei è riuscita a trasformare questo, chiamiamolo, attacco da parte della piattaforma in una campagna per la vendita del suo libro che negli Stati Uniti ha venduto 1,5 milioni di copie. Così, un libro di poesie. Vabbè. Bellissimo. E abbiamo finito le ultime 4 cose. Alcuni consigli che non sembrano in comunicazione, ma lo sono. Prima di tutto, mi sembra abbastanza chiaro, accettate i fallimenti, altrimenti non riuscirete a sperimentare e io dico anche a vivere. La coerenza e la continuità sono tra le armi migliori nella comunicazione, nella vita magari meno, e l'unico dato che ho messo di cui vi parlavo prima è da tenere in considerazione se si fa strategie sul digital, è che se il 47% degli utenti online in Italia è un analfabeta funzionale. Questo è un dato un po' vecchio, nel 2015, forse oggi stiamo peggio, ma forse non lo voglio sapere, quindi non ho cercato il dato aggiornato. E ultimo, ma non ultimo, se siete voi a fare la comunicazione, fatevi pagare, perché la comunicazione è sempre uno di quegli ambiti in cui le persone finiscono per caricarsi addosso il lavoro anche di altri, solo che poi va a finire che in moltissime aziende, ve lo dico, vi ritroverete da sole o da soli a gestire tutta la comunicazione e non vi conviene, quindi fatevi pagare bene e fate pagare anche le altre figure che servono per tenere in piedi la campagna di comunicazione. Grazie. Wow, cavalcata, bellissimo, grazie Camilla. In realtà, oltre al farsi pagare, nel senso valorizzare il tempo che è stato usato, perché non è Certo. sempre uno scambio monetario, però Sì. spesso succede che magari uno fa dei presidi in un posto e sono valorizzati come del tempo speso al lavoro, e invece qualcuno che twitta o fa dei post su Facebook non vengono considerati come tempo di lavoro. Quindi è un po' questo il punto. Fammi togliere lo stop share. Serena, sono arrivate delle domande o... No, per il momento non abbiamo domande nella nostra chat. C'era qualcuno che chiedeva informazioni sull'uso di Telegram, ma mi sono permessa di rispondere il perché Telegram e non un'altra per motivi tecnici. Ma io inizio io con una domanda che magari se conosci o in atto in questi, nei contesti in cui operi o insomma, in progetti, anche di attivismo o legati al sociale, delle strategie per portare, utilizzare i canali dei grandi social network, sfruttarli per portare la gente fuori dai social network. Se esistono delle tecniche per dire, ok, io uso Instagram, ma lo faccio soltanto per, appunto, per raggiungere le persone, ma poi portarle fuori e mettere su una chat di Telegram criptata che appunto sto gestendo io, non ha nessun algoritmo che mi sta sfruttando a mia volta. Non so se è chiaro. No, l'ultima parte ti ho un No, nel po'. senso che le persone ovviamente se stanno su un social network dimenticano sempre che stanno lavorando per quel social network, no? Non lo stanno sfruttando veramente, quindi chi usa i social network in qualche modo è consapevole di questa cosa e seppure li si usano, se esistono strategie per sfruttarli a proprio beneficio per portare le persone fuori da quei social network e in parallelo magari tenerli aperti, ma soltanto per fare questo tipo di operazione. Sì, è quello, sì, certo, è quello che dicevo prima rispetto a Transmediale del 2018. Sempre più istituzioni, aziende, brand o anche singoli stanno cercando con svariate strategie di spostare il pubblico dai social network a canali tipo Telegram di più facile gestione. Come farlo? Ci sono un sacco di modalità strategiche. Mi ero segnata, ma prima non vi ho detto che un'altra possibilità è ingaggiare in questa
diciamo, comunicazione relazionale è ingaggiare, per esempio, delle community o quelli che io chiamo, ma sbaglio, non si chiamano così, ma non mi viene un termine più chiaro, quindi lo dirò anche se non è giusto, dei micro influencer, cioè non degli influencer veri e propri, ma delle persone che possiamo chiamare ambasciatrici, ambasciatori di quella community, che mi possono aiutare a spostare il pubblico da Instagram a Telegram o da Facebook a Telegram, o in generale possono aiutarmi a costruire una community, dipende da cosa sto facendo, ma magari serve una community di confronto, e possono portarmi del traffico, ma soprattutto del traffico di persone già selezionate, cioè non un traffico casuale, ma un traffico di persone che poi magari sono già quel pubblico che Telegram ce l'ha già, che Telegram l'ha già scaricato, non so come dire, dipende anche lì da chi è il pubblico, da chi sono le persone con cui sto parlando. Non so se ho risposto alla tua domanda. Non ci sono ancora altre domande. Vabbè, abbiamo ancora un quarto d'ora di tempo, magari Io ne ho una. ne faccio anche un'altra. Cioè, il valore ancora delle mailing list, che appunto anche per comunicazioni popolari, quindi non soltanto di community nerd, quanto lo vedi ancora valido il fatto di avere mailing list attive, perché l'ultimo, soltanto come episodio, ad una conferenza qualcuno ha chiesto come faccio a fare community engagement e una persona molto attiva su internet con le community ha risposto: basta rispondere alle mail, basta che rispondi alle mail delle persone, che è un qualcosa di molto oneroso in termini di tempo, però mi chiedevo nella tua pratica quanto è il valore ancora di avere uno scambio e discussione su mailing list per Allora, comunicare. ma mailing list o newsletter? Mailing Mailing list proprio. list, sì. Testo, no picture. Ok. Ok. No, è che in mailing list rispondo a tutti i newsletter, invio io una comunicazione singola. Nelle mailing list, usare ancora le mailing list come strumento di comunicazione. No, allora, mailing list. Stavo pensando a quante sono inserite e quante ero inserita qualche anno fa. No, anche lì si sta spostando tutto su Telegram sostanzialmente o su WhatsApp, poi a seconda dei gruppi, delle persone che frequenti. Mailing list pochissime me ne sono rimaste, cioè da che ero iscritta a 15 mailing list, ora sono iscritta a 4 forse. Cioè, si usa molto per movimenti che si organizzano lì perché non usano chat, quindi movimenti di persone di una certa età, ecco. Va bene, grazie. O di un certo ambito. Abbiamo una domanda. Allora, quanto sono realmente utili i bot per comunicare con le persone, clienti? Mi Non so se è capitato di trovarne alcuni ben funzionanti, altri completamente inutili. Qual è la tua opinione in merito all'utilizzo dei bot? ma allora dipende cosa intendiamo per bot. I bot su Telegram, per esempio, possono essere delle macchine molto simpatiche. Ora ce l'ho sotto mano, aspetta, ve le tiro un po'. Se parliamo, scusami, invece di bot per incrementare il pubblico, no, io sconsiglio tutte le strategie che sono fake, perché poi si vede che sono fake. Cioè, io sono una persona che preferisce far crescere i social in maniera organica, non pago neanche Instagram o Facebook tendenzialmente per far crescere una cosa. Quindi no, non mi affido neanche ai bot. Se invece con bot stiamo parlando di anche giochi con cui io posso giocare su Telegram, le trovo invece delle cose molto interessanti. Cioè, per esempio, non mi ricordo più quale cinema aveva fatto, non mi ricordo più se aveva fatto un bot, un cinema, ora non mi ricordo dove, da cui tu come utente scrivevi al bot e
e lui in automatico ti pescava dalla banca dati del cinema e ti rispondeva dicendoti la sala, il giorno e l'orario in cui ci sarebbe stato quel film. Quindi questo tipo di bot, cioè questo tipo di automazioni rendono la vita più semplice a tutti, sono bellissimi e assolutamente sono assolutamente pro bot se stiamo parlando di loro. Ancora leggete da Alessandra. Rispetto ai brand che tentano di mandare messaggi sociali, cosa ne pensi? Vedi Gillette fino a Trenitalia con la perla di oggi, forse mi riferisco a quella della giornata delle donne con la caramella, forse dovrebbero sempre evitare. E la seconda domanda è MailChimp. Dov'è lo sfruttamento secondo l'idea che è uno strumento gratis e perché stai producendo per loro? Carlo, c'è poco chiaro la domanda, se la puoi riscrivere o magari la puoi anche dire. È gratis fino a 2000 utenti, quindi ti fanno capire quanto è utile lo strumento, poi dopo i 2000 paghi molto caro. Quindi... E allora, rispetto... Ciao Ale, credo di aver capito quale Ale sei. No, io penso che dovrebbero assolutamente evitare... la cosa che è uscita oggi di Trenitalia è veramente aberrante. Tu l'hai vista? Okay. No, assolutamente, quello è chiaro che è pinkwashing, quindi secondo me è anche controproducente. Non so cos'altro dire. che sono arrabbiata, ma sì, che però spesso tendono a farlo perché è naturale nei brand dover necessariamente, perché magari hai un'agenzia che è obbligata dal brand a dover avere un messaggio tutti i giorni e dopo un po'. Sì, è la comunicazione, il marketing real time, sul quale io per tutto quello che ho detto prima non sono per niente d'accordo. E arriva queste forzature. Dover forza dire qualcosa perché in quel momento è la festa della donna, devi dire qualcosa, no. Oppure c'è sempre un'altra opzione, paga, ma tanto... dei movimenti femministi e vediamo cosa si inventeranno. Io invece una domanda, diciamo, sull'analfabetismo funzionale. Tu a un certo punto hai detto, comunque il 47%, quasi la metà degli utenti online sono analfabeti funzionali, però ripartita invece dicendo che le persone capiscono quando invece stai comunicando qualcosa che non è vero, no? Qualcosa che è marketing invece di essere il tuo vero essere, i tuoi valori. Quindi è un po' difficile cercare di capire allora a chi dobbiamo parlare. E quindi gli analfabeti funzionali comunque riconoscono la differenza tra marketing e comunicazione? No, assolutamente. No, e quindi è evidente che almeno penso noi tutti stiamo parlando con l'altra parte del pianeta. Okay. Sì, credo che non ci arriviamo neanche con i canali che abbiamo a parlare con gli analfabeti funzionali. E tra l'altro penso che sia un gatto che si morde la coda, nel senso che se noi continuiamo a pensare che le persone sono stupide, la stupidità incrementa, perché al posto di condividere saperi, l'altra cosa che volevo dirvi sulla formazione era il proliferare veramente incredibile su Instagram di canali aperti da ostetriche, che come strategia di comunicazione, sapendo benissimo che non... pochissime donne hanno consapevolezza rispetto al proprio corpo, fanno delle narrazioni costanti nelle stories raccontando quella che è la loro specificità. Quindi da un punto di vista del tempo non ci mettono troppo a farlo, perché è un sapere che già hanno, ma stanno condividendo con altro un sapere. Lì può essere anche che magari ci casca un analfabeta funzionale, però se casca in una cosa del genere... fa solo bene, non so come dire, cioè se
lavorassimo di più su questo tipo di comunicazione, più comunicazione e formazione, mettiamola così, andremo forse anche incontro a un problema enorme che abbiamo in questo momento nel digital. Ci sono altre domande? Ah no, per il feedback. Ho condiviso già nella chat questo link ad un modulo di Google che vi chiediamo, sarebbe bello che utilizzasse per poter dare un feedback sulle informazioni o quanto è stato utile questo webinar. Se ancora volete fare le domande, abbiamo qualche minuto. No, mi è venuta in mente un'altra, nel senso sull'immagine, nel senso io vedo che molti progetti che parlano di cura, salute, healthcare, utilizzano immagini delle banche di immagini, quelle a poco prezzo, quelle magari che acquisti e che vengono utilizzate da altri, quindi non esclusive, perché è molto difficile avere delle immagini oppure avere un fotografo, e gli esempi che ci hai mostrato hanno fatto vedere molto l'uso dell'illustrazione e molto l'uso del vintage, quindi andare a recuperare delle foto che magari sono fuori dai diritti. Rispetto invece a immagini di Creative Commons o rilasciate, hai qualche consiglio da dare rispetto alla scelta delle immagini? Sì, io per esempio anche sia sui dati che sulle immagini ho una lista molto ampia di banche dati in Creative Commons da dove attingere, anche lì per pratica politica e lavorativa mia non compro mai le immagini da banche dati che le vendono a basso prezzo. Se non ho budget per le immagini, le scarico e uso immagini in Creative Commons in maniera tale da far girare anche l'uso delle Creative Commons e far conoscere sempre a più persone che esistono le Creative Commons. E, dall'altro lato, se invece ho budget, pago un artista, un fotografo, una fotografa, e un'illustratrice o whatever. Quindi tendenzialmente mi oriento così. Se volete, nella presentazione, non so in che formato l'avete. Adesso no. Ok, oppure ve le dico io a voce. Wikimedia Commons è uno dei posti dove prendo le immagini in Creative Commons. Flickr è un altro, ma dovete flaggare l'opzione Creative Commons. E ne ho svariati ora. C'è anche un CC search per le immagini, Creative Commons search per le immagini, esatto. Quindi però si trovano in giro banche dati anche facendo delle ricerche. Direi allora grazie a voi. Finisco, quindi metteremo online il webinar se qualcuno lo vuole rivedere, e finisco condividendo il mio schermo per annunciarvi il prossimo webinar. Allora, share. Ok. View. Full screen. Bene. Lo vedete? Il prossimo webinar sarà con Giulia Tomasello il 18 aprile. Sempre a quest'ora, 17.30, 18.30, e il tema sarà biohacking. Giulia Tomasello è un interaction designer che ha vinto l'anno scorso lo Starts Prize per l'esplorazione artistica, perché ha fatto un progetto molto bello che si chiama Alma, proprio sulla cura delle donne e il biohacking. Quindi ringrazio tutti di aver partecipato, grazie Serena per il supporto alla moderazione. Grazie ai partecipanti, vi manderò nei prossimi giorni un riepilogo con i link alle presentazioni. Grazie mille, buona serata. Chiudo qui.